Ora diamo la definizione di energia. Energia per definizione è la capacità di compiere lavoro. Chi è che ha questa capacità? Ce l'hanno i sistemi fisici. Cioè, se un sistema fisico ha la capacità di compiere un lavoro, vuol dire che possiede energia. Ora vediamo questa definizione applicata all'energia cinetica, all'energia potenziale gravitazionale e all'energia elastica. Consideriamo un oggetto in movimento che ha quindi energia cinetica. Se questo oggetto in movimento va a colpire un altro sistema fisico, allora esercita sull'altro sistema fisico una forza e magari lo sposta. Quindi forza e spostamento vuol dire che questo oggetto in movimento ha esercitato un lavoro, ha compiuto un lavoro su un altro sistema fisico. Attenzione che l'energia è la capacità di compiere lavoro. Non è detto che questo oggetto in moto compia effettivamente lavoro, perché magari non incontra sulla sua strada mai nessun altro oggetto e quindi non colpirà mai nessuno, non farà mai una forza né uno spostamento, però possiede la capacità di farlo perché è in movimento. Dunque, cioè, avendo la potenzialità di fare lavoro, potendo farlo, allora ha energia. È una forma di energia associata al movimento dell'oggetto, quindi si chiama energia cinetica. Ora passiamo a un oggetto sollevato in alto, ha energia potenziale gravitazionale MGH, infatti ha la capacità di compiere lavoro, perché un sistema fisico sollevato in alto, come questo oggetto, potrebbe cadere, urtare un altro sistema fisico più in basso e quindi esercitare una forza e spostare il sistema fisico in basso. Quindi ha la capacità di compiere lavoro su un sistema fisico sotto di lui. Magari non cadrà mai, come per esempio un lampadario appeso al soffitto, magari resterà lì per l'eternità, quindi non compirà mai questo lavoro, però ha sempre la possibilità di farlo, può compiere lavoro e quindi ha una forma di energia, in questo caso è un'energia associata alla sua altezza, cioè all'altezza rispetto al suolo, perché è sollevato e quindi questa energia associata all'altezza si chiama energia potenziale gravitazionale. Ora immaginiamo una molla come questa qua sotto, che è stata compressa o allungata. Sappiamo che è carica di energia, è carica di energia potenziale elastica. Ma infatti questo è in accordo con la definizione, perché la molla è in grado di compiere lavoro. Può compiere lavoro su un oggetto, per esempio spingendolo in avanti, la molla compressa. Oppure, se la molla è stata allungata, può tirare indietro l'oggetto, quindi lo può tirare a sé. In entrambi i casi esercita una forza sull'oggetto e lo sposta. Quindi la molla compressa ha energia perché può compiere lavoro, magari non lo farà mai, nel senso che la molla compressa o allungata resterà sempre compressa o allungata a vita perché è stata incastrata lì e quindi non si sbloccherà mai. Però mantiene sempre la capacità di compiere un lavoro. E questa capacità è associata al fatto che è stata deformata, cioè è compressa o allungata rispetto alla sua lunghezza naturale di riposo. E quindi è una energia associata alla compressione o all'allungamento, associata quindi alle proprietà elastiche della molla, ecco perché si chiama energia potenziale elastica.